Già festeggiare una Lanciadoro è un qualcosa di eccezionale, festeggiarne tre in un solo anno è sicuramente epocale. Il popolo gialloblu, con oltre 1000 persone, ha riempito Arezzo Fiere per i festeggiamenti del triplete. Una lunga notte per la mega festa in cui si sono rievocate le gesta degli eroi della Colombina, Cicerchi e Scortecci, e di chi li ha guidati per un cammino fin qui straordinario. Quello che è stato fatto, no, credo che sia quasi impossibile ripeterlo, quindi è giusto che ci sia questo entusiasmo, un quartiere che è uscito da delle situazioni veramente difficili, con una nonchalance, con una forza unica, quindi lo capisco, è giusto e è bello che ci sia. Questa è la riprova, stanno arrivando i giostratori, sono tutti con pulmino, guarda, scese Elia, ora scende Gian Maria. Incredibile. L'entusiasmo è giusto che ci sia. Poi sono dei pazzi scatenati, tutte le volte ne inventano una, quindi si sono sempre voluti bene. E fra l'altro, quando decidemmo di, con Ezio Gori e con tutta la squadra tecnica, di far correre loro, fu una priorità che mise Ezio Gori: se esordisce uno dei due, no, o tutti e due, nessuno dei due. Quindi no, questo è stato sempre il quartiere, proprio perché loro sono più che fratelli. Siamo stati devastanti, anche considerando le problematiche che abbiamo avuto durante quest'estate col sequestro delle scuderie. Però quando si lavora seriamente, con costanza, e ci sa alle spalle un gruppo veramente eccezionale, prima o poi i risultati devono arrivare. Devo dire, io ho avuto un attimo di sbandamento soltanto nel momento in cui ci avevano comunicato il sequestro delle scuderie, ma dal giorno dopo ero super ottimista che avremmo fatto bene ugualmente, e confidavo appunto in un triplete, e questo triplete è arrivato, forse qualcuno ci ha dato una mano.